Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto. Hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto. E compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette. E ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affare fatto. La BGF Calcestruzzi, con esperienza di lungo periodo nel settore del cemento degli aggreganti del calcestruzzo, è leader nel suo campo. La ditta infatti opera su studi di cementi, malte, aggreganti e calcestruzzi, mettendo a disposizione la sua collaborazione per trovare la soluzione ad ogni problematica. Le strategie di mercato sono focalizzate anche sullo sviluppo di applicazioni per il ripristino strutturale, il recupero, la rigenerazione e la manutenzione di infrastrutture di aree industriali. La Calcestruzzi dedica una particolare attenzione e cura al servizio di assistenza tecnica per progettisti e direttori dei lavori, nonché imprese di costruzione, seguendo le linee guida secondo la normativa UNI-EN 206 e UNI 11-104, come da decreto del 17 gennaio 2018. BGF Calcestruzzi si trova a Petrosino, in via dei Platani. Il Centro Impiantologico Odontoiatrico del Dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala, nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80, oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Fai una pausa e scegli il tuo arredo da Raiti Arredamenti. Da noi potrai trovare la qualità delle cucine Mobilturi, impreziosite da una vasta gamma di colori, accessori e modelli di design. Camere da letto prodotte in Italia, camerette creative e funzionali, pareti attrezzate componibili, divani fatti dai nostri artigiani su misura per te e tanto altro ancora per la tua zona living. Che aspetti? Vieni a visitare il nostro showroom a Buseto Palizzolo e scopri tutte le proposte disponibili in pronta consegna. Seguici sui social e visita online Raiti Arredamenti. Audio Medical di Abrignani vi invita a provare gli apparecchi acustici più piccoli di sempre, praticamente invisibili una volta indossati. Richiedi una prova gratuita chiamando allo 0923 71 41 12 per fissare un appuntamento. A Brignani, apparecchi acustici. www.canale2tp.com, streaming H24. Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 con il nostro appuntamento con l'informazione quotidiana. Come al solito vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2tp.com, il nostro sito ufficiale, ma anche la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo quindi con la cronaca, partendo da Castelvetrano, lite in un esercizio commerciale, intervengono i carabinieri. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castelvetrano hanno denunciato un uomo di 34 anni per i reati di danneggiamento, lesioni personali e violenza pubblico ufficiale. I carabinieri erano intervenuti per una lite all'interno di un'attività commerciale e hanno constatato all'arrivo che il 34enne avrebbe danneggiato il negozio e aggredito fisicamente i titolari dello stesso. Alla vista dei carabinieri l'uomo si sarebbe scagliato pure contro di loro con calci e pugni, però è stato bloccato e riportato
riportato alla calma in pochi attimi. Per i carabinieri, intervenuti in due equipaggi, sono servite le cure mediche per le lesioni riportate, così come per i titolari dell'attività commerciale. Maxi sequestro di beni della Guardia di Finanza di Catania, beni per oltre 98 milioni di euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito, con il supporto del Servizio Centrale Investigazioni sulla Criminalità Organizzata e l'ausilio dei comandi provinciali di Mantova, Milano, Monza, Roma e Verona, un provvedimento di sequestro patrimoniale in materia antimafia emesso dal Tribunale Etneo Sezione Misure di Prevenzione relativo all'ingente patrimonio pari a circa 98 milioni di euro riconducibile a due imprenditori, padre e figlio, ritenuti socialmente pericolosi in quanto contigui al clan Scalisi di Adrano, articolato locale della famiglia mafiosa Laudani. L'indagine trae origine dalle operazioni Follow the Money e Black Blend condotte dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania della Guardia di Finanza. In particolare, nell'indagine Follow the Money, gli imprenditori già tratti in arresto nel 2021 in esecuzione di un'apposita ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale Etneo sono stati rinviati a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa, poiché avrebbero sistematicamente favorito il clan Scalisi fornendo, mediante l'alimentazione della cassa e il mantenimento del gruppo e dei suoi sodali, un contributo stabile e protratto nel tempo alla realizzazione delle finalità dell'organizzazione mafiosa, al consolidamento del potere economico e all'accultamento e incremento del patrimonio del sodalizio, in cambio dei quali avrebbero ricevuto protezione e agevolazione nell'espansione delle proprie attività imprenditoriali. Grazie alla mutua assistenza di tali soggetti avrebbero progressivamente esteso le loro illecite attività imprenditoriali in altre aree del territorio nazionale. La diversificazione dell'attività sarebbe stata confermata dalle risultanze dell'operazione Black Blend, anch'essa condotta dal nucleo PEF di Catania della Guardia di Finanza, al cui esito gli imprenditori sono stati destinatari, unitamente ad altri indagati, di un decreto di sequestro preventivo delle società e disponibilità a loro riconducibili emesso dal locale tribunale, in quanto ritenuti responsabili dei reati di omessa e infedele dichiarazione dei redditi, nonché di sottrazione all'accertamento e al pagamento delle accise su prodotti energetici. In particolare, le investigazioni delle Fiamme Gialle avrebbero svelato l'operatività di un gruppo criminale di cui due soggetti sarebbero stati promotori e organizzatori, dedito all'illecita introduzione nel territorio dello Stato di ingenti quantitativi di prodotti energetici provenienti da Austria, Germania, Repubblica Ceca, Romania e Slovenia, formalmente indirizzati a due depositi in provincia di Verona e Catania, ma di fatto destinati ad altri siti etnei. Alla successiva cessione dei carburanti a favore di imprese di autotrasporto e distributori stradali operanti nel territorio siciliano. La competitività dei prezzi praticati sarebbe stata assicurata grazie alla sistematica evasione per decine di milioni di euro delle imposte dovute sui prodotti energetici. Sulla base degli elementi raccolti, i due imprenditori sono stati considerati soggetti pericolosi per la società e pertanto nei loro confronti sono stati eseguiti mirati approfondimenti diretti a verificare il sussistere delle condizioni previste dal codice della legge antimafia per l'applicazione delle misure di prevenzione a carattere patrimoniale. A tal fine il nucleo PEF di Catania della Guardia di Finanza ha svolto accertamenti economico-finanziari individuando i beni e la disponibilità direttamente o indirettamente riconducibili ai due. Le analisi svolte per valutarne la loro coerenza rispetto alle fonti reddituali lecite prodotte dagli stessi e dai relativi nuclei familiari hanno fatto emergere un'evidente sproporzione tra le ricchezze accumulate e i redditi complessivamente prodotti. Alla luce di questi riscontri, il Tribunale di Prevenzione del Tribunale di Catania, su proposta della Procura Etnea, ha disposto il sequestro dei seguenti beni: quote sociali e compendi aziendali di 28 attività commerciali, di cui 23 società con sede in Italia, una società di diritto estero e 4 ditte individuali, site in provincia di Catania, 16, di cui 9 a Catania Città, 5 a Adrano e 2 a Biancavilla, una a Enna, una a Mantova, una a Milano, una a Roma, 5 a Verona, nonché nella città di Villach in Austria, che operano nel settore della logistica e dei trasporti, 70 beni immobili, di cui 36 fabbricati e 34 terreni situati nella provincia di Catania, Aci Catania, Adrano, Biancavilla, Enna, Messina, Modena e Verona, denaro contante per 1.700.000 euro, nonché gioielli e preziosi per un valore di oltre 250.000 euro, rapporti bancari e finanziari per un valore complessivo di 98 milioni di euro. I carabinieri stanno indagando su un tentativo di violenza su una donna ad Alcamo.
Ancora una tentata violenza contro le donne in provincia di Trapani, un tentativo di stupro. Sarebbe stata fermata da un uomo in piena notte e poi bloccata contro il muro di un'abitazione. L'uomo avrebbe tentato di abusare di una donna ad Alcamo, dove sono partite le indagini dei carabinieri. La donna, 40 anni, di origine straniera, è stata trasportata all'ospedale e ha raccontato quei momenti da incubo. Avrebbe preso vita una colluttazione, ha tentato di divincolarsi in tutti i modi, ma ha riportato diverse ferite, anche se lievi. Tra l'altro, la zona centrale di Alcamo, dove sarebbe avvenuto il tentativo di violenza, è piena di diverse telecamere e i video sono in questo momento al vaglio degli inquirenti. Minaccia all'ex compagno, addirittura dicendo di volerlo uccidere e informando i carabinieri. Un arresto a Vittoria, in provincia di Ragusa. Avrebbe picchiato, minacciato anche di morte e perseguitato l'ex compagno con appostamenti sotto casa e ripetute molestie telefoniche, arrivando fino a postare sui social video in cui annunciava l'intenzione di ucciderlo e manifestando la stessa volontà anche in telefonate fatte ai carabinieri. E così un 23enne di Vittoria, in provincia di Ragusa, è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione del GIP del Tribunale di Palmi per lesioni personali, minacce, stalking e diffamazione. Il provvedimento è stato comunicato ai carabinieri della compagnia di Palmi ed eseguito materialmente da quelli della compagnia di Vittoria. A denunciarlo era stato l'ex compagno, che ai carabinieri della stazione di Palmi ha riferito di svariati episodi avvenuti in 6 mesi tra Palmi e Gioia Tauro, nei quali l'indagato lo avrebbe picchiato e minacciato. Il giovane aveva anche diffamato l'ex tramite le piattaforme social. Il 23enne inoltre ha pubblicato sui social video alcuni video in cui lui stesso diceva che era in procinto di recarsi a Palmi per uccidere l'ex compagno. In alcuni casi i video erano stati anche preceduti da telefonate fatte dal 23enne agli stessi carabinieri di Palmi, in cui manifestava chiaramente i suoi intenti sostenendo di essersi procurato un'arma. Quest'ultima circostanza non è mai stata riscontrata dai militari, che in ogni caso si sono sempre adoperati per garantire la sicurezza del minacciato, sia fisicamente che attraverso l'interessamento della Procura della Repubblica. Il lavoro dei militari della stazione di Palmi ha quindi portato la Procura a chiedere l'emissione di una misura cautelare accolta dal GIP. Si è chiusa l'operazione Mare Sicuro della Capitaneria di Porto di Trapani. Conclusa l'operazione denominata Mare Sicuro, svolta dalla Capitaneria di Porto di Trapani, dagli uffici dipendenti di Pantelleria, Marsala, Favignana, Marittimo, San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo, che ha visto impegnate giornalmente lungo il litorale 15 unità navali e altrettante pattuglie auto munite a terra. Per quanto riguarda la sicurezza della balneazione e della navigazione, sono stati raggiunti questi risultati: 104 operazioni di soccorso e assistenza condotte, 37 diportisti soccorsi, 15 le unità navali soccorse, 16 i bagnanti soccorsi. Le pattuglie a terra hanno elevato 66 verbali per violazioni dei divieti contenuti nella vigente ordinanza di sicurezza balneare. In particolare, le infrazioni più ricorrenti hanno riguardato la temporanea assenza dell'assistente bagnanti all'interno di stabilimenti balneari, l'ancoraggio e la navigazione di unità di porto sotto costa nei pressi della riserva dello Zingaro e all'interno delle cale e delle grotte esistenti, oltre che l'ulteriore navigazione nello specchio acqueo nei 300 metri dalla costa, antistante le località turistiche più frequentate, la spiaggia di San Vito Lo Capo, l'isola di Favignana, il litorale di Castellammare del Golfo, nonché l'uscita e rientro dei K-Surf, kitesurf, al di fuori degli appositi corridoi di lancio presenti in mare unitamente alla navigazione degli stessi all'interno della zona di mare riservata alla balneazione lungo il litorale costiero prospiciente il comune di Marsala e la località dello Stagnone. Dal punto di vista della tutela del demanio marittimo, su 652 ispezioni sono state elevate 7 notizie di reato concernenti principalmente occupazioni e innovazioni abusive. Per quanto riguarda la difesa dell'ambiente marino, oltre 25 sono stati i campionamenti e prelievi di acqua di mare in prossimità delle spiagge e località balneari e turistiche più densamente frequentate per verificare la presenza di sostanze inquinanti e pericolose per la balneazione, da cui sono scaturiti 5 verbali amministrativi per sversamento di reflui fognari in mare senza la preventiva autorizzazione rilasciata dagli enti competenti. E a proposito di sversamenti in mare su un presunto inquinamento sulla spiaggia di Tonnarella, interviene il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci. Voglio rassicurare tutti quei concittadini che mi stanno chiedendo in queste ore che cosa succede a Tonnarella, perché hanno visto dei tubi che scaricano acqua sporca nel mare di Tonnarella a lungomare Fata Morgana.
semplicemente si tratta dei lavori di scavo della fognatura che stanno per essere ultimati e l'impresa che sta facendo questi lavori preleva l'acqua di falda prima della posa dei tubi della fognatura e la scarica in mare. È chiaro che sono autorizzati a far questo, perché si tratta di acqua che certamente sporca con melma, terra, ma non contiene inquinanti. Ancora in questi giorni ho notizie che la Capitaneria di Porto sta facendo i consueti controlli, perché ne hanno loro la competenza, hanno prelevato i campioni per verificare proprio che non ci siano inquinanti, così come è stato in questi anni. Io sono molto contento che i lavori della fognatura stanno per essere conclusi, intanto perché ripristiniamo completamente la viabilità e poi perché in un quartiere Trasmazzano e in un quartiere popolosissimo d'estate come Tonnarella, finalmente non ci saranno più gli scarichi, quelli sì davvero inquinanti delle abitazioni nei pozzi neri, ma invece ci sarà un sistema fognario come in tutti i paesi civili. L'ex vice sindaco di Marsala, Paolo Ruggeri, molto polemico nei confronti dell'amministrazione comunale di Marsala guidata dal sindaco Massimo Grillo. Ai nostri microfoni l'avvocato Paolo Ruggeri, ex vice sindaco del comune di Marsala. Amministrare la città, 3 anni dall'insediamento della giunta Grillo, recentemente il sindaco ha illustrato una serie di finanziamenti che naturalmente miglioreranno, si spera, la città, ma c'è anche di parlare di servizi, del quotidiano. Ecco, come vede l'ex vice sindaco di Marsala lo stato in cui si trova proprio la città? Direttore, guardi, intanto una notazione. Questa giunta da oltre 250 giorni non ha il settimo assessore, da quasi 90 giorni non ha il sesto assessore, quindi ne mancano due. Quindi quella piena funzionalità la quale si voleva guardare da fine gennaio in poi, di una giunta young, social, dove si parlasse l'inglese, dove tutti si lavorasse a tempo pieno, mi pare che non è stato raggiunto appunto questo obiettivo. Poi i servizi, i finanziamenti, distinguiamo. Allora, nella relazione dei primi 2 anni di amministrazione che il sindaco ha presentato in consiglio e discusso, si è dimostrato soddisfatto per l'efficienza, l'efficacia dell'azione amministrativa. Nell'intervista recente, a 3 anni dall'elezione, si è detto appunto molto contento dei risultati raggiunti e di quelli che si raggiungeranno a breve con dei progetti che sono stati approvati e finanziati. Ma io mi chiedo, tutti questi progetti finanziati e tutte queste buone azioni le ha fatte da solo? O forse c'era anche un quadro politico, una convergenza tra comune e regione, una convergenza anche con i partiti che hanno contribuito nel periodo più difficile, quello del Covid, a creare condizioni perché si raggiungano dei risultati? A me piace condividere le positività e invece prendermi le responsabilità, come ho fatto, in negativo per le cose che non andavano. I servizi a Marsala sono, diciamo, da migliorare. Ecco, sentiamo che la gente si lamenta molto del problema dei rifiuti che si trovano dovunque, ma dovrebbero porsi in essere delle iniziative per evitare che ciò avvenga, perché tutti ritirino i mastelli, perché tutti paghino la tassa sui rifiuti, perché chi è che butta questi rifiuti per strada indiscriminatamente, nelle campagne soprattutto? Chi non paga queste tasse? Quindi questo è un problema essenziale. Il resto, capisco che la costruzione di una buona amministrazione è la continuità, e questa continuità non c'è stata. Adesso si governa con 5 assessori su 7, senza maggioranza consiliare. Credo che si vada più alle polemiche o alla autoreferenzialità piuttosto che alla tranquillità di un'amministrazione che procede. Io non do colpe e ragioni. Credo comunque che chi fa politica deve ricordarsi anche che è stato eletto alla politica e che bisogna condividere le responsabilità, altrimenti forse si vuole essere monarchi assoluti, primi cittadini, senza confronto con forse all'interno della giunta e certamente con qualche difficoltà nella maggioranza consiliare.
Il sindaco io spero che faccia bene, anzi meglio di come abbia fatto prima, di come abbiamo fatto anche insieme. Però per 27 mesi ci siamo presi critiche, ma abbiamo lavorato solo. Adesso questo cambio di passo, francamente, negli ultimi 8-9 mesi io non l'ho visto. L'ASP di Trapani aderisce al mese di prevenzione contro il tumore alla mammella. L'ASP di Trapani aderisce alla campagna Ottobre Rosa, mese della prevenzione del tumore al seno, promossa dall'assessorato alla salute della regione siciliana, con una serie di iniziative di sensibilizzazione che coinvolgono le realtà sanitarie del territorio. La campagna prevede l'opportunità di prenotare una mammografia gratuita nelle strutture sanitarie che partecipano all'iniziativa fino a esaurimento della disponibilità anche nella giornata di sabato. L'iniziativa è rivolta alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni. In particolare sabato 7, 14 e 28 ottobre dalle 8 alle 13.30 sarà possibile prenotare l'esame specialistico anche senza richiesta medica tramite WhatsApp al 338-631-4817. I presidi sanitari coinvolti sono l'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, la cittadella della salute di Casa Santa Erice, l'ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo, l'ospedale Vittorio Emanuele III di Castelvetrano, l'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, l'ospedale Abellaiello di Mazara. L'iniziativa è estesa anche all'ospedale Nagar di Pantelleria sabato 14 e domenica 15 dalle 8.30 alle 13.30. Fai una pausa e scegli il tuo arredo da Raiti Arredamenti. Da noi potrai trovare la qualità delle cucine Mobilturi, impreziosite da una vasta gamma di colori, accessori e modelli di design. Camere da letto prodotte in Italia, camerette creative e funzionali, pareti attrezzate componibili, divani fatti dai nostri artigiani su misura per te e tanto altro ancora per la tua zona living. Che aspetti? Vieni a visitare il nostro showroom a Buseto Parizzolo e scopri tutte le proposte disponibili in pronta consegna. Seguici sui social e visita online Raiti Arredamenti. Il Centro Impiantologico Odontoiatrico del Dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 767680 oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Audio Medical di Abrignani vi invita a provare gli apparecchi acustici più piccoli di sempre, praticamente invisibili una volta indossati. Richiedi una prova gratuita chiamando allo 0923 71 41 12 per fissare un appuntamento. Abrignani apparecchi acustici. www.canale2tp.com streaming H24. Per lo sport, un giovane atleta di salto in alto è stato ricevuto a Palazzo Municipale dalla Giunta Municipale di Marsala. Lo scorso luglio, nelle gare FIDAL di Palermo, la migliore prestazione di Giuseppe Cacioppo nel salto in alto con 1,82 m gli è valsa la partecipazione al campionato italiano cadetti sabato e domenica prossimi a Caorle. Il giovane marsalese, tesserato per l'atletica leggera sprint alla vigilia della partenza per Venezia, è stato ricevuto a Palazzo Municipale dal sindaco Massimo Grillo e dall'assessore Ignazio Billardello, accompagnato dalla mamma e dal preparatore Angelo Badalucco. Gli amministratori hanno rivolto parole di apprezzamento al quindicenne, augurandogli nuovi successi e raccomandandogli di non tralasciare gli studi. All'inaugurazione dei campionati di Caorle sarà presente anche un testimonial d'eccezione, presumiamo l'idolo di Giuseppe Cacioppo, il campione olimpico mondiale ed europeo di salto in alto Gianmarco Tamberi.
E per oggi è tutto, come al solito vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web, ma vi ricordo comunque un appuntamento sportivo in programma domenica pomeriggio alle 16 presso il Palazzetto dello Sport, un incontro di calcio a 5 valido per la Coppa tra il Marsala Futsal e il Città di Palermo, quindi non mancate a questo appuntamento. Vi ricordo appunto che potrete seguirci sul sito ufficiale www.canale2tp.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani, dove troverete approfondimenti e dirette, ma anche i canali TikTok e YouTube. Grazie a tutti voi e buonasera.